È stata inaugurata la mostra proposta dalla Fondazione La Rocca ET 2020-2024, un'ampia mostra personale di Eugenio Tibaldi, artista piemontese di fama internazionale. La mostra, a cura di Francesca Guerisoli, si compone di un progetto site specifica al Tempietto Santa Maria del Tricalle di Chieti e di diversi nuclei installativi rappresentativi degli ultimi 5 anni di ricerca di Eugenio Tibaldi allestiti in fondazione a Pescara. L'installazione al Tempietto del Tricalle, in collaborazione con l'Associazione Il Giardino delle Pubbliche Letture di Chieti, in accordo con la soprintendenza, si chiama Informal Inclusion, realizzata nella sua idea originale. È stata progettata per il Padiglione Italia alla prima Biennale di Malta, con un importante contributo della Fondazione, ed ora sarà nel Tempietto fino al 5 agosto, un'altra importante iniziativa della Fondazione La Rocca, nata per promuovere l'arte contemporanea. Il presidente, Ottorino La Rocca. Sostanzialmente per sostenere l'arte contemporanea, giovani artisti emergenti senza trascurare gli artisti storicizzati, e in più questo è uno spazio aperto a chi vuole presentare libri o eventi, piccoli eventi musicali, convegni e non solo. E questo che stiamo facendo da un anno e passa, c'è un bel programma intenso per i prossimi 2 anni. Ci sono tante altre mostre da fare, non ne faremo tante all'anno, intorno alle 4 mostre faremo, e poi negli intermezzi si fanno tante piccole altre attività. Questa mostra di Eugenio Tibaldi parte al Padiglione Italia della Biennale di Malta, metà marzo, fine maggio, dove la Fondazione La Rocca ha prodotto il padiglione. Devo dire con una piccola nota di contentezza è che senza di noi il Padiglione Italia non ci sarebbe stata. La mostra allestita a Pescara presso la sede della Fondazione rimarrà aperta fino al 12 ottobre ed offre uno sguardo corale su una serie di progetti che hanno determinato un cambiamento importante nel lavoro dell'artista. Informal Inclusion, la sua ultima opera, arriva tra Chieti e Pescara in 2 location diverse. Eugenio Tibaldi, qual è il messaggio che ha portato qui? Ma intanto è stata una fortuna avere questa collaborazione con la Fondazione La Rocca, sia per la Biennale di Malta che poi per questa mostra che è qui oggi, perché i concetti che ho cercato di raccontare in quest'ultimo lavoro sono cose a cui sono molto legato e a cui tengo molto. Si parla di popoli, di movimento, di migrazione e di percezione di ciò che avviene nella società contemporanea.